Il Wind Techno Cup è una nuova formula, diciamo un contenitore sportivo del windsurf, dove oltre alle regate tecno propedeutiche olimpiche delle categorie giovanili, cioè la classe Tecno 293, abbiamo inserito anche delle altre classi. Oggi presentiamo un'iniziativa importante sulla quale la Regione ha intenzione di investire. Tutti gli sport che si svolgono sui 1950 km di coste sono davvero un driver fondamentale per lo sviluppo. Si cerca anche di coinvolgere alla grande proprio quello che sono i surfisti locali, quindi i ragazzi, e portare sempre più ragazzini ad avvicinarsi a queste discipline. Una manifestazione di questo tipo è sicuramente un punto di riferimento. Faccio questo sport con Francesca Alvisa, che è la mia istruttrice, insieme alla mia squadra. Siamo più o meno 15 atleti, e siamo 5 juniores e più o meno 12 cadetti. I nostri giovani sono entusiasti di partecipare. L'esperienza che potrebbero avere da questo evento è, oltre che un esempio di vita, è anche un esempio di sport. In Italia esistono due posti dove si pratica il windsurf e due posti che sono conosciuti in tutto il mondo. Uno è il Lago di Garda e il secondo è Porto Pollo, Porto Liscia. Ieri abbiamo pensato a Porto Pollo e a Colluccia in particolare, perché la prima cosa che ci ha fatto scolpire nella mente è stata questa bellissima baia. E poi anche la grande amicizia che ci lega col popolo sardo. Colluccia, che è praticamente un campo sportivo del mare, posti così ce n'è pochi sia in Italia che in Europa che al mondo. Quest'anno parteciperemo appunto a questo evento che è a casa, quindi siamo molto contenti di ospitarlo a casa nostra. Ho una scuola di windsurf a Porto Pollo e sono qui per proporvi il mio progetto che seguo da un anno, che si chiama Corri sull'acqua, Windsurf for Amputees, che appunto è il primo progetto al mondo che insegna con delle tecniche un po' differenti agli amputati di gambe o di braccia a fare windsurf. Il Comune di Palau chiaramente dà sempre il benvenuto a manifestazioni di questo tipo, un po' per quanto riguarda il valore dal punto di vista dell'attrattore turistico, ma anche per quanto riguarda tutto il discorso che riguarda la storia di Palau, che sicuramente negli ultimi 40 anni ha visto il windsurf come grande protagonista nell'ambito dell'attrattore turistico. Gli sport sono un sistema fondamentale per fare conoscere Sardegna, per riempire il territorio durante le stagioni di spalla. Si può praticare sport tutto l'anno, in particolare gli sport del mare. Contiamo molto di poter allungare la stagione, contiamo molto di poter richiamare l'attenzione dei mercati, soprattutto internazionali, su una Sardegna da vivere tutto l'anno, una Sardegna che può restituire a chi viene per la vacanza un'emozione sempre più forte.